Minuto 78 di Bari Monopoli, quando bastano pochi secondi per cambiare una partita. Scrive il mini manuale Giacomo Ricci. Con il derby fermo sullo 0-0 e un contachilometri quasi scaricato, mister Mignani stava per richiamare in panchina l'ex terzino sinistro del Parma. Proprio mentre il suo sostituto Mazzotta svestiva la tuta per entrare, il numero 31 del Bari riceve palla in fascia, si coordina e disegna una traiettoria a centro aria. Il resto ce lo mette Manuel Scavone. Coordinazione perfetta, colpo di testa non fortissimo ma molto preciso e lo riabbatte. Battuto. Un gol da tre punti che consolida la vetta del Bari nel girone C a più 4 sul terzetto Monopoli Virtus Francavilla Turris con i campani di Caneo, prossimi avversari domenica 10 ottobre al San Nicola. Eppure Ricci assicura non aveva capito di essere prossimo a uscire dal campo. No, non mi ero accorto insomma che ero tra i possibili cambi, però insomma mi è stata servita la palla, ho guardato subito in mezzo, ho visto Scavone e Marras solo in aria e ho solo messo la palla morbida, poi ci ha pensato Manuel. Siamo partiti bene il primo tempo, poi è un derby, quindi lo sentivamo, era bello vincere davanti ai tifosi e siamo contenti, ora stiamo già pensando comunque alla partita di domenica. C'è da credergli e in lui ha creduto anche Mignani che dopo l'assist ha cambiato il cambio affidandosi a Gigliotti e Mallamo per blindare il risultato. A Ricci nelle ultime ore di mercato estivo si era affidato il DS Polito che lo aveva avuto con sé alla Juve Stabia 2 anni fa in B. Il difensore aveva risposto presente ritrovando in biancorosso ex compagni di squadra come Di Gennaro, Paponi, Mallamo, Frattali, Di Cesare e Scavone. Esordio dalla terza giornata da subentrante contro il Picerno, poi 3 apparizioni da titolare nelle successive 4 partite e un feeling con l'ambiente che ne apprezza spinta e cross. Ricci ha solo 25 anni ma sa come si sale di categoria, lo ha già fatto 2 volte a Parma e 1 all'anno scorso a Venezia. Dalla B alla A con 12 presenze nella seconda parte di campionato. Per il Bari Ricci ha accettato un trasferimento a titolo definitivo, scelta di chi in biancorosso non vuole essere di passaggio.